Ciao a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cree. Oggi vi porto il book haul del mese di dicembre. Come tutti i Natali, i libri sono arrivati abbondanti. Un po' perché mi sono stati regalati, un po' perché me li sono autoregalati, un po' perché ho deciso di prendere un po' di box, diciamo così, per farmi appunto un ulteriore regalo. Ma partiamo subito perché sono tanti. Allora, per prima cosa vi faccio vedere i libri che ho comprato grazie alla Christmas Box della Caravaggio Editore. Allora, siccome nella box di Halloween, sempre della Caravaggio, avevo scelto il numero 1 di questa serie, cioè Le stanze infestate, siccome appunto avevo scelto il numero 1, ho deciso di prendere il numero 3 e il numero 5. Perché ho fatto questo salto temporale? Perché nel mezzo ci sono state delle partecipazioni a dei Secrets Christmas, dove ho aderito appunto a più iniziative dove c'era uno scambio di regali libresco c'era da stilare delle wishlist e io in queste wishlist avevo messo il numero 2 delle stanze infestate. E quindi quando mi sono trovata a scegliere i titoli della Christmas Box ho deciso di prendere il numero 3 e il numero 5, così che ormai ho quasi la collezione completa e l'unico numero che mi manca lo posso comprare anche singolarmente. Quindi appunto numero 3 e numero 5. Poi, scusate la voce ma ancora non sto a posto, dentro c'era anche il bestiaretto. Comunque ve le faccio vedere molto velocemente perché sul canale trovate già lo spacchettamento vero e proprio della Christmas Box della Caravaggio Editore, quindi voi questi titoli, se mi seguite, li avete già visti. E La casa maledetta e altre cupe storie. La Caravaggio trovo davvero che sia una casa editrice tutta da scoprire, perché sta facendo uscire delle meraviglie. Ma andiamo avanti, perché ho aderito a un'altra box e mi sono autoregalata. In realtà doveva essere un libro, io avevo scelto un libro, ma la creatrice delle box è stata così gentile da mandarmi anche un'altra sorpresa. Ma io avevo scelto appunto Fantasmi d'Italia della NPS Edizioni e appunto avevo scelto questo qui. Ma siccome lei è anche autrice e io fino all'ultimo sono stata indecisa fra tre titoli che volevo, poi alla fine mi sono decisa per i Fantasmi d'Italia, fra le mie indecisioni c'era anche questo, ovvero La Masca, appunto di Laura Rizzoglio, che è l'autrice del libro, ma anche la creatrice di queste box natalizie. E lei è stata così gentile, così dolce da omaggiarmi del suo libro. Sono curiosissima di leggerlo perché è ambientato in Piemonte e dentro c'era una carta dei tarocchi, il mondo. Mi sono curiosissima e la ringrazio ancora una volta per la sua gentilezza. Scusate. Andando avanti, un altro omaggio ricevuto per Natale sia per me che per mia figlia. Di questo devo ringraziare la mia amica e autrice Samantha Garbero, che mi ha omaggiato La magia del Natale, il suo libro uscito appunto per Natale, un libro che lei ha scritto pensando ai più piccoli. E pensate proprio, mentre era ancora una bambina, l'ha scritto. Si tratta di un libro interattivo, aiuto, dove ci sono giochi, pagine da colorare, giochi da fare, insomma, molto molto carino.
e io la ringrazio ancora tantissimo. Lo leggerò sicuramente insieme a Vanessa e quando sarà più grande ovviamente potrà colorare e interagire di più col libro. Intanto voi la sentite qua sotto che sta schiacciando la bottiglia. E andiamo avanti perché scusate, ma la tosse ancora non mi lascia scampo. Andiamo avanti perché, come vi dicevo prima, ho partecipato a delle iniziative che si chiamano appunto Secret Santa o Secret Christmas, in cui ci si scambiava dei regali, ovviamente al buio, cioè io non sapevo tramite, ci sono state delle estrazioni che hanno deciso le coppie, quindi per estrazione io ho spedito il libro a una persona e una persona ha spedito il libro a me. Ha partecipato a quattro iniziative e quindi vi faccio vedere i libri che ho ricevuto. Primo fra tutti, Il gatto del primo Natale, di Lily Hayward, che solo dopo ho scoperto essere la stessa autrice del libro che sto leggendo tuttora, ovvero Il gatto che salvò il Natale. Senza farlo apposta, l'autrice è la stessa. E quindi sono felicissima. Tenterò di leggere questo libro, prima della fine delle feste, ma non lo so perché ultimamente sono un po' così con le letture. Ne sto facendo tante, ma il 6 si avvicina. E io dopo il 6 di gennaio difficilmente riesco a leggere libri sul Natale. Mi piace proprio tenermeli apposta per quel periodo dell'anno. In caso lo leggerò Natale prossimo. Ho poi ricevuto, come vi dicevo, Stanze infestate, il 2, il secondo volume. Quindi mi manca solo più il quarto e poi ce li ho tutti. Almeno mi pare che siano 5 o forse 6. Adesso non ricordo, ma vabbè. In caso mi mancano ormai pochi numeri, quindi questo qui. Ho ricevuto Follettiana e ora voi non lo vedrete perché è una di quelle copertine strane che non si vedono, ma è un come Draculea. È appunto un libro di racconti, storie, leggende sui folletti. E infine, sempre di queste iniziative, Secret Santa o Secret Christmas, ho ricevuto Gialli di Mezzanotte. Eccolo qua. Sono molto contenta dei libri che ho ricevuto perché mi ispirano tanto e quindi non vedo l'ora di leggerli tutti. Invece Marianna del canale Hufflepuff Love Books ho ricevuto questo, Oliver il gatto che salvò il Natale. Questo bellissimo libro, lei sa che io amo particolarmente durante le feste natalizie leggere libri che hanno come protagonisti gli animali. Ora, stranamente, questo Natale i protagonisti sono tutti gatti, tutti felini, ma in realtà io leggo anche di cani, di insomma, quello che mi capita. Quindi grazie anche per questo libro. E mi sono dimenticata di farvi vedere un libro, il primo in assoluto che ho ricevuto appunto tramite questi Secret Santa. Ed è questa meraviglia, la sposa fantasma. Io non finirò mai di ringraziare la ragazza che l'ha scelto perché è meraviglioso, è bellissimo e oltretutto questa storia mi intriga un sacco perché io non l'ho mai letta, mai ascoltata, mai vista, quindi la trama mi fa impazzire. E poi l'edizione è meravigliosa. Ah, mi sono dimenticata di farvi vedere la sottocoperta, è così, è bellissimo, è veramente bello, 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 bellissimo. E non vedo l'ora di leggerlo. La mia book squad, invece, cioè le mie quattro amiche
librose con cui appunto ogni Natale ci scambiamo dei regali, hanno deciso di regalarmi una meraviglia, un libro che io volevo fin dal primo momento in cui mi ci è caduto l'occhio sopra, perché sto seguendo questa saga, la sto amando e non vedo l'ora ogni volta che esca il volume seguente. Loro hanno deciso di regalarmi, tadan, questo, Le cronache dell'acero e del ciliegio, libro 3, L'ombra dello shogun. E io davvero non finirò mai di ringraziarle perché questa saga appunto mi è entrata nel cuore e da quando ho avuto notizia che usciva il terzo volume l'ho desiderato. Loro hanno pensato dolcemente di regalarmelo e ne sono felicissima, davvero non potevano scegliere titolo migliore. Questo invece mi è stato gentilmente regalato da una signora dove io ho comprato dei segnalibri su Facebook, su un gruppo su Facebook, e gentilmente e del tutto inaspettatamente mi ha regalato Sussurri, la paura ha un suono tutto suo di Lisa Jackson. Lei sa che io amo questo genere qui e ha pensato bene di regalarmi questo libro e io la ringrazio infinitamente perché è stata super dolce a appunto omaggiarmi di un libro oltre che dei segnalibri. Andando avanti, ho poi preso i 4 volumi che sono usciti in edicola della RBA. Appunto, questa saga che sta uscendo sul Giappone, abbiamo Lo spirito della vendetta, La conquista del regno occidentale, La ribellione di Kami e La samurai e lo shogun. Poi, non contento, ho deciso di comprarmi 3 libri io personalmente. Questo è stato un caso perché l'ho trovato nel supermercato dove sono andata a fare la spesa. Quindi, l'uomo che portava a spasso i libri non ho saputo resistere e me lo sono portata a casa perché questo libro mi ispira un sacco. Mi sa proprio di quelle storie dolci. Non lo so, mi ispira e l'ho voluto prendere. Così come invece questo l'ho trovato in edicola dal mio tabaccaio, giornalaio di fiducia, come volete chiamarlo, e io amo questo autore, di lui ho letto quasi tutti i suoi libri e mi sono piaciuti tutti, quindi non potevo proprio prendere l'ultimo libro uscito. E sto parlando di Fabio Volo. Tutto è qui per te. Non potevo lasciarlo lì, cioè, capitemi, quando te lo trovi davanti, non ho potuto lasciarlo lì, quindi è venuto a casa con me. Infine, ultimo ma non per importanza, sempre un libro che ho comprato nel supermercato e di cui, dico la verità, non conoscevo l'esistenza, ma me lo sono trovato davanti ed è in un'edizione così bella che non ho potuto fare a meno di prenderla. E sto parlando de Il rituale proibito, il mondo magico di Emily Seymour. Eccolo qua. E guardate qui, pagine colorate. Io adoro questa cosa, adoro, adoro, adoro. È un fantasy che ha a che fare con la magia, quindi sono felice di averlo preso e anche molto curiosa. Sotto è fatto così. E qui mi dice già che di prossima uscita sarà il secondo titolo della saga, ovvero la confraternita dell'Apocalisse. Quindi è una saga, sì, un'ennesima saga. Oh, bene, molto bene. E questi sono i libri. Ma apro una piccola parentesi perché, come vi ho detto, ho comprato anche dei segnalibri artigianali fatti a mano. Alcuni mi sono stati regalati, alcuni li ho comprati. Tipo questi due mi sono stati regalati da Marianna insieme al libro. Bellissimi, adoro questi segnalibri qua della Legami. Io stessa ne colleziono un sacco. Questo mi è stato regalato nella box con la maschera e i fantasmi d'Italia. Molto 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 carino. Questo me lo sono fatto fare apposta. E di
Harry Potter. Questo è fatto a mano, ragazzi. Questo è disegnato a mano dalla ragazza. E dietro c'è la frase: la felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce. Albus Silente. Questa è una delle mie frasi preferite di Albus, quindi non poteva che essere questa. È bellissimo questo segnalibro, è davvero spettacolare. E poi me ne sono fatti fare anche due di resina da un'altra ragazza ancora. E questo è sempre, ricorda sempre Harry Potter, c'è la scritta Always e il bollino della fermata 9 3 quarti, bellissimo, stupendo, sono un po' piccolini ma sono bellissimi. E l'altro invece è dedicato a Stephen King, fatto così, e dentro ha un cartello nell'immagine con i principali luoghi dei suoi libri. Quindi abbiamo l'Overlook Hotel, Cyberwinder, Chamberlain, Derry, Castle Rock, e insomma è stupendo, bellissimo. Infine ho acquistato anche questi fatti artigianalmente, ma molto molto carini, da quella signora che mi ha poi inviato anche stavo dicendo appunto che mi ha inviato il libro, mi sono fatta fare questi tre segnalibri. Questo qui, natalizio, e riflette tantissimo, scusate. Anche questo natalizio con questo albero decorato con i dolciumi, bellissimo, ma io mi sono innamorata principalmente di questo. Questo qui con gli gnometti è bellissimo, me ne sono innamorata subito. Bene amici, questa è la carrellata di roba che mi è stata regalata, mi sono autoregalata, roba nelle box, segnalibri e quant'altro. Quindi, omaggi, dimenticavo gli omaggi. E quindi per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che avete visto titoli interessanti. Se così fosse, mettete un pollicino in su e se volete iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo contenuto. Io ora vi saluto, vi mando un bacio e vi invito a mettere nei commenti cosa avete ricevuto voi per Natale, se avete letto qualcuno di questi libri, se vi sono piaciuti o meno, senza fare spoiler, mi raccomando. Insomma, ditemi la vostra se ne avete voglia nei commenti. Io ora vi saluto, vi mando un bacio e come sempre vi auguro una valanga di bellissime letture. Ciao amici, alla prossima!